Ciao a tutti, la Verrana, come tutti sappiamo, meritatamente ha vinto contro il Pordenone, ma anche come ci ha ricordato giustamente il mister Cristiano Lucarelli in conferenza stampa post partita, non ha risolto i problemi, nel senso che non è tornata, o perlomeno non è la squadra più forte e perfetta del campionato, ma questo non vuol dire che non sia una buona squadra, ma vuol dire che la Verrana sta continuando in maniera ottimale la sua procedura di adattamento alla Serie B, che ovviamente si completerà nelle prossime giornate con il lavoro, con una miglior forma fisica dei ragazzi, con un perfetto Matt Erboso dei Liberati, con stagioni non calde, per cui è molto più, tra virgolette, facile anche fisicamente giocare a calcio. Quindi questi saranno gli ingredienti, secondo me, per una Verrana perfetta. Per ora sta andando in quella direzione, lo sta facendo in un ottimo modo, ha fatto insomma fino a qui, quindi per tirare un piccolo bilancio, 10 punti in classifica, che non sono tutto sommato pochi, è al centro classifica la Verrana, quindi non è per essere stata promossa adesso l'anno scorso non è proprio male, insomma non è da rovinarsi e da strapparsi i capelli, perché comunque il campionato è ancora lungo e la Verrana sta viaggiando a un ritmo comunque adeguato alla categoria e alla classifica, visti i punti che ha. Certo, si potrebbe migliorare nettamente, però si potrebbe migliorare molto, però ovviamente questo avverrà in futuro e avverrà con il tempo, insomma un po' un discorso ancora di meccanizzazione, di tempi di gioco, di maggior conoscenza dei ragazzi, perché comunque la squadra è stata rimodulata, ma è stata quasi cambiata totalmente, ma questo ogni giornata, se ogni cosa insomma migliora, anche i meccanismi piano piano vengono sempre di più, le giocate dell'anno scorso, comunque le giocate belle della Verrana si vedono, e quindi sta ritornando ad essere quella dell'anno scorso, anzi sta anche sperimentando cose nuove come Falletti falso 9, che devo dire è più pericoloso in certe partite in quel modo che da trequartista o d'esterno, quindi va bene così per il momento. Vedere tra virgolette le conseguenze della vittoria di ieri, il Pordenone ha esonerato Rastelli, che è l'allenatore, che è un allenatore espertissimo di Serie B, e il presidente a fine primo tempo addirittura voleva ritirare la squadra perché non si riteneva, diciamo, orgoglioso del Pordenone. Effettivamente il Pordenone nel primo tempo ha fatto una partita molto arrendevole, nel secondo molto più vivace, la Verrana lì si è abbassata troppo, ha sofferto tantissimo e è venuto fuori comunque tutto sommato un buon Pordenone, andando anche a segnare il gol del 3-1 e comunque mettendo in difficoltà la Verrana in diverse occasioni. La vittoria di ieri è stata una bellissima vittoria, è stata sofferta, e questo serve, diciamo, da lezione alla Verrana per due motivi. Il primo, per imparare qualcosa e non soffrire più, diciamo, in partite che comunque sembrano chiuse. Punto secondo, perché comunque la Serie B è così. La Serie B, la partita che vinci 2-0 dopo 13-14 minuti può essere una, può essere due, possono essercene tre, ma per il resto si soffre, e quella di ieri, e comunque il secondo tempo di ieri ha fatto capire che saranno, cioè comunque ha fatto capire e sta facendo sì che la Verrana si abitui a soffrire, perché l'anno scorso sì, ha sofferto 2-3 partite, ma al di là di qualche pareggio e quella sconfitta col Catanzaro, poche cose. Quest'anno non è così, quest'anno è completamente diverso, è un anno per cui si soffre 90 minuti sui 90, tranne col Pordenone, ci auguriamo prossima giornata col Vicenza, però poi affronterai anche se le più forti onestamente già le hai affrontate, ma sono tutte forti, anche se affronterà il Crotone, e lì
Benevento, Perugia, Como, lì si soffre. Comunque, ci aspettiamo un'ottima Ternana da qui in poi.